Anche perché ho semplicemente riavviato, ma suppongo che sia causa il numero elevato di persone connesse. Siamo 23.000 connessi. Ciao Gabri. Sì, adesso vi leggo anche. Prima si era anche bloccata la chat. La Montana, non so se troverà spazio la Montana, perché volevo portare un po' di navi, fare un po' di 200%. La Flint, comandanti d'elite e cose varie. Ora vediamo un pochino. Vediamo anche il matchmaking. Oh, due portieri, buono. Una sola corazzata. Una corazzata nel matchmaking. Due cacciatorpedinieri. Non sembra male. Saifur, benvenuto su World of Warships, benvenuto davvero. Benvenuto. Quattro partite, quattro team di merda, quattro sconfitte. Le nuove bandiere 777 di esperienza. È molto interessante. A me una cosa che piace particolarmente saranno i nuovi camuffamenti che renderanno la nave, cambieranno l'aspetto della nave, rendendola tutta arrugginita, tutta vecchia. Ho visto un po' di screenshot e sembra fatta molto bene. Poi dobbiamo vederla anche, ovviamente, in acqua. Però sembra davvero interessante. Aspetta, perché io non la uso da un po' questa nave 9.2. Hai capito che ti devi allontanare. Camuffamenti storici. Beh, insomma, è un bel po' di cose. Ci sono tantissimi aggiornamenti, anche su War Thunder stanno facendo a gara a chi fa più aggiornamenti, secondo me. No, aspetta, non lanci siluri perché questo qui può darsi che si muove. Aspetta, non ti muovere, stai fermo. Bravo. Vira. Buono. Sento dei siluri. Ok, buono. Andiamo su quella Independence. È un piatto troppo ricco per poterla lasciare. Andiamo a tutta velocità sulla Independence. Ecco appunto. Lì ci sta la Ranger. Peccato che non ho l'antiaerea attiva, il tasto che mi dà più potenza. Dai, andiamo a prendere l'antiaereo, dai, e la portaerei. Assolutamente andiamo. Ma che sta facendo? Ma cosa stai combinando? Mi stai dando solo aerei, mi stai dando... No, dove scappi? Che qua io ti faccio non so quanti danni. Il sogno si realizza. Flint contro Independence a 4.8 km. Quanti danni subirà?
Il sogno. Fantastico, fantastico. Nel frattempo noi perdiamo un'api. Buono così. Non lo capiscono. Torniamo indietro, dai. Andiamo verso Bravo, andiamo. Guarda, io te lo dico per l'ultima volta, dopodiché vi mando a quel paese, vi mando proprio a fare in culo. Cavolo, gliel'ho detto 3 volte, muovetevi, ma non vedono la mappa, non la vedono la mappa. È incredibile, guarda, sono fermi. Sai, Furo, io capisco quello che tu dici, incontri team di merda, io ti capisco perfettamente, ti capisco perfettamente. Guarda lì. Cioè, io pu puoi anche non saper giocare, ma non puoi andare. Guarda, lo metto anche grande. Qui. No, se lanci siluri questi non ce la fanno ad evitarli, lascia stare che non ce la fanno. Mica capiscono che poi devono virare, quindi. Adesso si stanno muovendo. Guarda, guarda. Senza parole. Ragazzi, aiutatemi veramente, aiutatemi. Non ne posso più. Non ne posso più di vedere queste stronzate, veramente. Sono stanco. Sono davvero stanco. Molto stanco. Dai, almeno affondiamo questo qui, guarda. Non so se vinciamo, non so se ce la facciamo. Non penso proprio, però. Ci proviamo lo stesso. Miseria. Che pazienza, ragazzi, che pazienza, che pazienza, che pazienza, che pazienza. Che pazienza.
Davvero che pazienza. Non si risolve niente, no. Adesso mi spotta e mi affonda. Adesso mi spotta e poi mi affonda. Più di così, però. Peccato, perché per assurdo potremmo anche vincere, per assurdo possiamo anche portarla a casa. Ma non rompere il cazzo, non rompere, non rompere il cazzo, non rompere, non rompere il cazzo. Non rompete. E quello viene a dire a me come si spara, ma per favore. Per favore proprio. Ci sta sta cacchio di Koenig, abbiamo finito i nostri assi nella manica. Mi spottano da tutte le parti, mi spottano. Mi serve il fumo, mi serve. Dai, il fumo! Che dai, dai, ma dai, dai, dai. Fatela una kill ogni tanto, fatela una kill. Basta una pure una hit schifosa, basta, ma fatela. Fatela come vi viene. Io non ce la faccio più davvero. Eh sì, se secondo te, giustamente, Silurio. Mi sto fermo lì come un salame. Avvicina, io potrei anche uscire in effetti per... No, non ce la faremo mai, devo affondare questo qui, devo affondare. Adesso, ora o mai più. C'è la corazzata. Ma dai, non si può perdere così però. Non si può, non si può, ma non si può. Queste partite non si possono perdere, ma nella maniera più assoluta. Nella maniera più assoluta si possono perdere. Scommettiamo che perdiamo.
Scommettiamo che perdiamo? Che vi scommettete che perdiamo? Ma io faccio una scommessa. Cosa scommettiamo che perdiamo? Deve semplicemente scappare. Deve semplicemente scappare. Non deve fare niente, non deve fare. La partita è finita, è vinta. Al 100%. Deve scappare e non morire. No, veramente, veramente, ragazzi. Io alle volte mi fisso per capire com'è possibile. Mi sono trovato più di una volta in queste circostanze e la partita la si perdeva. Adesso ce la godiamo fino in fondo la partita. Ora ce la godiamo fino in fondo perché ho avuto un attacco di ira con la mia Flint. Ho fatto un po' di danni, alla fine ho fatto anche 6 kg, ho fatto. Meno male. Facciamo un po' di crediti. Grande Saifur, hai vinto con l'Aizu. Speriamo di vincere con la Flint, guarda. No, guarda, se, veramente, se si fa affondare. Beh, ragazzi, qualche commento a caldo sulla partita che avete visto. Un commento a caldo vostro. La prima cosa che vi viene in mente da dire. No, la pensacola proprio no. Guarda, guarda come si fa a affondare, guarda. Cioè, io queste situazioni le ho vissute anche nelle Ranked Battle. Veramente. Lui sta scherzando con il fuoco, perché basta anche che quella figi lo va a spottare per un decimo di secondo e lo affonda. Qui non c'è da rischiare di lanciare i siluri, cioè non devi lanciare i siluri, devi scappare. Perché lui si avvicina adesso di 1 km, poi si avvicina di 500 metri, poi di 200 e poi ti spotta. Tu neanche te ne accorgi. Sarà interessante vedere quello che ho guadagnato. Meno male, va, un siluro almeno. Almeno quello. Sì, la si porta a casa. L'abbiamo fatta. Ma anzi, no, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta, è diversa la cosa. Ah, quante cose. 823.000 crediti, 15.500 esperienza, 777 libera, 5 riconoscimenti, 5, Confederato, prima kill, Kraken. Grosso calibro. È solo una ferita superficiale, 125.000 danni, 359 hit d'arma primaria, 3 siluri, 26 aerei, un critico, 6 navi, 10 incendi, una falla, una cattura, un assist. Più di questo cosa vuoi? Cosa vuoi? Punteggio squadra 2960. 2960 punti. Pochi, dai, pochi. Rapporto dettagliato, abbiamo sparato a tutti. E abbiamo guadagnato, levate le spese, 708.000 crediti, 708.000 crediti e 32.545 esperienza. Questa forse è una delle partite, no, vabbè, più belle, no, perché ne ho fatte di più belle, però è molto bella.